Ciao amici, benvenuti in un nuovo video. Come potete leggere dal titolo, oggi nuovo unboxing di un nuovo brand con cui in realtà non ho mai collaborato prima, questo è il mio in collaborazione. Mi hanno inviato tantissimi nuovi vestiti, quindi io direi di iniziare subito a vederli insieme. Intanto vi lascio il codice sconto che è Alessia18. Se mi sono sbagliata vi scrivo quello giusto qui in sovrappressione, da poter usufruire sul loro sito. E giù nell'info box vi lascio tutti i link, vi scrivo il codice e tutto quanto. Iniziamo! Allora, ogni vestitino nella sua bustina, come potete vedere. Io adesso mi sposto più da una parte in modo che dall'altra vi metto la clip mentre li vediamo indossata. Iniziamo dal primo. Ok, il primo, vediamo cos'è. Ah, ok, allora praticamente questa è una gonna che ha la foderina a gonna normale così e poi sopra ha praticamente questa qua che è la gonna, è il pezzo di sopra insomma, che va legato davanti, quindi davanti rimane praticamente aperto perché appunto si vede l'altra, il pezzettino, l'altra gonna più corta e dietro invece rimane lungo con questa... questo pizzo insomma, molto particolare e molto carina, e io l'ho abbinata diciamo ad, aspettate che vi faccio vedere, ad una camicetta che appena ho visto mi ha fatto letteralmente impazzire, eccola qua, secondo me ci sta molto bene, anche se in realtà questa camicetta la potete abbinare un po' come volete, anche con uno short, insomma come volete. Questa è la camicetta, cioè troppo bella, diciamo che questa fantasia mi ricorda un po' stile cowboy, oddio come si dice, oltre appunto abbinarla con la gonna, anzi io in realtà mi immagino proprio questo look, quella gonna che vi ho fatto vedere prima, con questa camicetta messa diciamo all'interno della gonna, così un texano come scarpa e un cappello appunto quelli proprio da tipo cowboy, non so come si dice. Cioè raga, top, cioè vi giuro, adoro. Io ho preso una S, tutte taglie più piccole, mi sembra la più piccola è la S, ma come faccio su ogni sito praticamente. E niente, cioè io devo creare questo look e ci devo fare un post su Instagram perché adoro, adoro già. Andiamo avanti. Terzo, questo che è un vestitino dovrebbe essere, sì, questo è molto carino, molto da giorno, per la, non dico proprio per la spiaggia, per andare in spiaggia, però proprio per uscire di giorno, non lo so, aperitivo, molto carino. La parte di sopra ha questa fascia, poi sulle spalle si lega con i laccetti per fare appunto i fiocchetti e poi scende giù così proprio sbalzerello, vabbè, non so parlare. E carinissimo, dai, super fresco, sono quei vestitini proprio che utilizzi tutti i giorni, cioè bellissimo, mi piace tanto. Andiamo ancora avanti, io ho paura che prima o poi mi cade tutto qua davanti perché sento un rumore strano che proviene dal coso. Allora, questo qua, questo vestitino è bellissimo, io appena l'ho visto sul sito l'ho preso subito, è fatto in questo modo, cioè ditemi voi se non è spettacolare. Ha il colletto, le spalline trasparenti così, mi ricordo è un po' stile scolaretta, no? Non so, mi piace tantissimo, più stretto in vita e scende con la gonnellina, ma proprio questa parte di su a me piace tantissimo, ovviamente indossato nella clip si vede meglio, però mi dà proprio quello stile scolaretta, non lo so perché, ma probabilmente è un po' quello stile là, no? E quindi top. Andiamo avanti, altro vestitino, come potete vedere sono tantissimi. Allora, altro vestitino, ok, particolare, questo è molto da spiaggia secondo me, ha il colletto così con il bottoncino dietro, questa parte insomma molto ampia, smanicato come vedete, e poi scende largo così. E questo qua lo vedo molto, rispetto a quell'altro di prima che con i fiocchetti bianchi, con i fiorellini... No, con fiorellini, tipo con i puntini neri o blu, che magari lo utilizzerei più per il giorno, anche per andare a fare un aperitivo. Questo invece lo utilizzerei un po' più da spiaggia, non lo so, mi dà, forse saranno i colori, non lo so. Però vabbè, poi ovviamente... Ah, in vita avevo anche la cintina da legare. Poi ognuno, insomma, ha i propri gusti e abbinate, insomma, come volete voi, lo indossate quando volete voi, insomma. Vi do i miei consigli. Andiamo ancora avanti, abbiamo il penultimo, l'ultimo è il pezzo bomba, perché lo lascio alla fine. Allora, l'altro è simile a questo qua di adesso per come è fatto,
Vedete? Si lega così sul collo. Quindi molto simile all'altro, però questo qua lo indosserei anche di giorno. Non lo so, sarà la fantasia. E anche questo ha la cintina da mettere, da legare in vita. Però comunque sono molto belli, cioè sono molto quei vestitini che utilizzi sempre, tutti i giorni. E il pezzo forte che vi ho lasciato per ultimo, forse già l'avevate ve l'avevo spoilerato qua sotto, è esattamente questo, tutto pagliettoso ed è una bomba proprio. E credo proprio che lo indosserò la sera del mio compleanno, che è praticamente tra pochi giorni. Ovviamente questo è un vestito da disco, nel senso che non penso che una va a cena o va in giro con questo vestito. Però la cosa che mi piace è che è molto vistoso, perché comunque è fatto tutto di paillette. Però allo stesso tempo non è né troppo scollato, né troppo attillato, né troppo corto. Rimane comunque molto, è la cosa molto equilibrata, ecco. Bene amici, spero che questo video vi sia piaciuto. Commentate con quale è stato il vostro preferito. Giù nell'info box vi lascio il codice sconto, il link al sito e il mio Instagram. Noi ci vediamo alla prossima. Sì.